A Montesilvano, la terza assemblea congressuale della CISL di Pescara, al Grand Hotel Adriatico, l'incontro Esserci per cambiare, persona, lavoro, partecipazione per il futuro del paese. Un'occasione, hanno spiegato gli organizzatori, per fare un'analisi della situazione politico-sindacale nella provincia di Pescara. Tra i presenti Leo Malandra, segretario generale della CISL Abruzzo Molise, Franco Pescara, responsabile della CISL del capoluogo adriatico, Giovanni Notaro, segretario generale aggiunto CISL. Sì, perché noi dobbiamo esserci nel cambiamento che già sta avvenendo. Chiaramente noi lo chiediamo di farlo assieme ai datori di lavoro e alle istituzioni, perché mettendoci assieme riusciamo a recuperare la perdita dei redditi che si stanno avendo nelle pensioni e del lavoro dipendente. Solo mettendoci assieme per preparare un tavolo che rilancia l'occupazione, rilancia i salari delle persone. Da soli non andremo da nessuna parte, noi siamo per il dialogo e non per il conflitto. Tra l'altro, nella nostra regione ci sono delle vertenze aperte anche in provincia di Pescara. Sì, le più importanti sono quelle della Brioni e quelle dell'Ariello, però dobbiamo dire che nella provincia di Pescara ci sono stati anche alcuni insediamenti. Io faccio ad esempio alla Rolli di Alanno, che attualmente occupa un centinaio di persone, che è aperto 2 anni fa. Quindi l'importante è metterci assieme. Una situazione economica abbastanza particolare, sia a causa della pandemia e adesso ci si mette anche la guerra. Beh, sicuramente questo ci preoccupa perché noi abbiamo visto che già nella fase antecedente questa guerra che purtroppo è iniziata erano schizzati alcuni costi, soprattutto quello dell'energia, che per noi era fondamentale già di per sé, sia per il sostenimento delle famiglie ma soprattutto per le aziende. E già in questo abbiamo chiesto e ottenuto dal governo un sostegno. È ovvio che c'è ulteriore preoccupazione perché cambia anche lo scenario internazionale, però noi dobbiamo continuare quantomeno a stare sul pezzo e a fare in modo che quelle dotazioni abbiano una loro efficacia rispetto a quello che è necessario per il nostro territorio, per renderlo più attrattivo, perché oggi purtroppo stiamo ancora ragionando di mantenimento delle attività produttive e invece quello che deve avvenire, mettendo in campo politiche industriali, politiche per le infrastrutture, deve portarci a quel salto di qualità necessario.